Lodovico Lodi, per gli amici Lodo, sportivo, ultra sportivo possiamo dire, perché dobbiamo anche dire perché siamo qui, dopo diremo dove siamo, e, insomma abbiamo un po' di tempo per parlare di te. Siamo qui perché tu hai addosso una maglia che dice Spartathlon, che per chi corre e per chi corre a lungo, per chi fa le ultramaratone, è qualcosa di leggendario. Forse tutti se la possono comprare questa maglia, però non tutti possono dire ce l'ho perché la Spartathlon l'ho finita. La Spartathlon è una lunga corsa che va da Atene a Sparta di 245,3, cito testualmente dal sito della Spartathlon, chilometri. Lodovico Lodi, Ciao, Lodo, lodo per si è tutti. fatto questi 245 chilometri. E allora la prima domanda che mi viene da fare è molto semplice, da profano, devo fare finta di essere profano della corsa, lo sono delle ultramarathon, devo dire. E la prima domanda che mi viene di farti è, Lodovico, perché? Questa è la prima domanda. Perché si fanno 245 km? Voglio ricordarlo, tu l'hai percorso in 35 ore, 39 minuti e 38 secondi. 35 ore e mezzo di corsa. Per quale motivo? Ah, sicuramente è una domanda che si fanno in molti, tutti i miei amici me lo chiedono. Io ho iniziato a correre perché all'inizio era chiaramente un'esigenza proprio fisica, quindi cercare di. Quando ho smesso di fumare ero un po' ingrassato, gli esami del sangue erano da mettere a posto, quindi si inizia con la classica corsa da un quarto d'ora a 20 minuti. Dovevi sistemare la macchina. Dovevo sistemare un attimo la macchina, fare un tagliandino. E questo tagliandino alla fine non è mai finito, nel senso che la corsa provoca dipendenza e la dipendenza non è dovuta solo alle endorfine. Io penso che la dipendenza dalla corsa sia dovuta anche al fatto che entri a contatto col tuo corpo e cominci a capire veramente come funziona e allo stesso tempo parte questa armonia tra corpo e mente che tutti citano e che comunque non c'è bisogno di leggere nessun libro perché con la corsa diventa, diciamo, chiara. E quindi quando tu cominci a correre per un'ora, a correre per 2 ore, a fare la prima maratona, alla fine ti scatta un meccanismo dentro che non è facile da spiegare, ma vuoi raggiungere sempre un obiettivo più grande, maggiore. Però, Lodovico, ti fermo un attimo, le endorfine sono d'accordo, No, lo infatti. conosco, lo so perché l'ho fatto al contrario io questo Cioè. percorso, come vedi. Però la domanda è, cioè, dopo le endorfine uno arriva alla prima maratona, come hai detto tu, si ferma, fa le maratone, tu sei andato un po' oltre, hai fatto come il nostro amico Tony Kropitska o come tanti altri, mi viene in mente, vabbè, Dean Karnazes, che è stato uno di quelli Famoso. mediaticamente più di impatto, però insomma si è andato ben oltre la maratona, cioè stiamo parlando di una corsa che è sei maratone insieme. Sei maratone, sì. Più la distanza aumenta dei chilometri, più aumentano le ore e più questa dimensione si dilata. Questa dimensione non è un fatto mistico, è proprio un fatto, è una forma mentis, una cosa mentale e il fascino di queste ultra distanze, di queste ultra maratone, sta proprio nell'avere questa illusione della possibilità del tuo corpo di non smettere mai di continuare all'infinito. È un'illusione anche questa, è ovvio, però alla fine capisci che questo limite è possibile superarlo costantemente. Tu pensi che puoi fare 10 km e poi morire, poi arrivi alla maratona e dici dopo la maratona non Non c'è posso più fare niente, altro, non c'è più c'è a niente, 100 km. c'è 100 km. E quindi dopo la maratona dici ma un giorno riuscirò a fare il passatore e quindi fai il passatore. Poi ti rendi conto che sono distanze che puoi fare e da lì dici ma perché non andare oltre? Perché non provare a mettere il tuo fisico, anche se non sono un campione, provare a mettere il tuo fisico alla prova e vedere dove puoi arrivare. Poi è ovvio che c'è anche una componente del sogno, cioè
quando ho iniziato a fare queste corse sentivo parlare di questa corsa mitica. E dopo la raccontiamo perché c'è tutta una storia. Certo. Però vorrei tornare un attimo sugli amici. Ho detto, gli amici non ci credevo, insomma, ce n'è uno per esempio, Massimo Bianconi, che era a scuola con te, che proprio mi ha raccontato 2 giorni fa, parlando di questa impresa che hai fatto, mi diceva: a scuola Lodo era l'antisport, quindi voglio dire, è un meccanismo, non è soltanto una questione di fisico e di gambe. Ma secondo me quella è una battuta, perché lui non voleva dire antisport, lui voleva dire antisportivo perché sono fortitudino, solo per quello. Perché lui adesso perché è entrato in quanto cura il marketing della nuova Virtus di Renato Villalta, sì, però detto questo lui si faceva, era un grande chitarrista di certo, heavy metal, però cioè hard rock, nessuno hard rock pensava di noi che arrivasse a questo. Certo. È vero, neanch'io. neanche tu. Allora, adesso voglio fare una cosa, tra l'altro dobbiamo anche dire a proposito di amici perché siamo qui, siamo alla Madigan's Pub di Via Lame, perché è un po' la tua seconda casa questa qui, sì. Come del signore che sta alla regia, voglio ricordare. Bisogna dirlo. Il signor Simone Barbuti. Sì. Quindi era il posto giusto. Sì, questo è il posto giusto perché io non passo giorno senza corsa, però non passa giorno senza il pub. Quindi facciamo una cosa che io ho sempre sognato quando vedevo Daria Bignardi all'Invasione Barbarica, di far venire una birra. Certo. Facciamo venire una birra per Lodo, perché la birra, tra l'altro, il grande Steve Prefontaine, che ne beveva tantissime dopo le sue corse, senza mai esagerare, come si è detto, perché morì tragicamente un incidente, dissero che ne aveva troppe, invece ma non no. Era vero, era carbo reloading, cioè è certo. Quella che ti ridà, certo. Che ti ridà la carica, quindi dopo se ne possono essere uno un po', anche insomma, voglio dire, fare queste ultramaratone ti permette anche poi di... Beh certo, poi il mio cognome è Lodi, quindi carbo reloading. Carbo reloading. Lodi. Questo è ottimo. Quindi adesso... vediamo se ci arriva una birretta per Lodo, sì, qui sì, su questo tavolo, sì, al Madigan's. Sì. Vorrebbe anche per te però. Vediamo, vediamo cosa succede. Insomma, parliamo un attimo di Spartathlon, l'abbiamo detto, 245 km 3, un dislivello di 3000 metri certo, totale, quindi certo. Notevole, e un grande significato. Alla fine, all'arrivo, c'è il piede del grande Leonida, che è quello che, cioè, voglio dire, che tutti vanno a baciare. A baciare, sì, tutti quanti vanno a baciare ed è la meta ambita da tutti gli ultra runners. Essere un finisher lì. Essere un finisher. Tra l'altro la cosa incredibile è come la vivono proprio i greci e come si comportano con te. Non solamente a Sparta, ma per tutto il percorso. È una festa continua, camion che ti suonano, i bambini che ti chiedono l'autografo, non solo ai primi, ma anche a noi. E quindi tu ti fermi e fai l'autografo a questi bambini, ma sono tantissimi. E quando arrivi a Sparta è tutto un paese in festa. Tutti lungo il percorso tutti... sanno che sì. Cosa sta succedendo, sì. Chi è sì. Questa, sì. Questa gente che passa. Sì. Sono... istruiti. Loro sono molto per Lodi e per Daria Bignardi, che qua è un grazie. Po' più carina. Salute. Salute, cheers. E complimenti, ragazzi. Assaggiamo perché ci voleva. Non ci sbagliamo. Ci voleva. Ci vuole. E quindi, insomma, tutti, devo dire anche, e ne sa qualcosa Mike Morton, che si è dovuto ritirare, anche qualche cagnetto senza collare che si agia, cani randagi, sono un po' il problema di questa cosa. Diciamo che ce ne sono tanti, la maggior parte sono direi quasi tutti buoni, però un cane comunque non sai mai, lo trovi al buio, lo trovi in una situazione, può anche aver paura di te e reagire male, o magari in quel momento tu sei stanco e fai una mossa che... io non ho mai avuto paura. Forse perché non essendo tra i primi, forse beccavano prima. Prendevano prima morto, prima morto, i campioni, poi dopo arriva. Questo lasciamolo stare. però ci sono. Se uno ha la fobia dei cani, non è proprio la gara adatta. Che percorso è? C'è questo momento in cui c'è la salita al Partenio, che è uno spettacolo. E come ci si, cioè, prima che percorso è? E poi come ci si prepara a una gara del genere, ma anche, voglio ricordare,
Tutte le 100 km che hai fatto, quasi ormai di preparazione, sì. Sono allenamenti. Sì, come o, quando o, uno... O la Nove Colli, che Nove tutti Colli. Dicono Nove Colli in bicicletta, e invece c'è una gara che parte il giorno prima, che si fa a piedi lo stesso percorso, quindi quei 200 km lì. Quindi ecco, come si arriva, come ci si prepara per gare di questo tipo e com'è il percorso di questa Spartathon, che è tanto affascinante? La prima cosa che volevo dire è il percorso di Spartathon, il percorso... chiaramente in 250 km affronti anche dei paesaggi magari non bellissimi per forza, perché non è che sono, però ci sono dei punti molto belli perché sono quelli sulla costa, sul mare, e sono stupendi, classico territorio della Grecia, un po' brullo così. Invece il Monte Partegno lo affronti di notte e lì arrivi con le gambe molto pesanti. L'ultimo pezzo è un trail, un fuoristrada, e lì la leggenda dice che del Ponte Partegno Filippide, che aveva solo dei sandali, arriva al dio Pan a dire dovete venerarmi, così per i persiani scapperanno a gambe levate, e da lì nasce la parola panico. Io ho avuto proprio panico su questo monte, perché questo monte lo affronti al buio, con dei dirupi importanti, con pieno di sassi, e rischi di cadere. Infatti il grandissimo Ivan Kudin è caduto, si è fatto male al ginocchio, nonostante questo è arrivato terzo dopo due vittorie consecutive, nel 2011 consecutive. Lui è un po' un idolo, è lui. Venerato, è un dio. E tra l'altro un dio di grande modestia, come tanti di questi runners, che adesso poi voglio aprire un attimo. C'è una bellissima storia, tra l'altro, perché quando questa corsa, questa gara, come nasce? Ci sono 4 o 5 ufficiali della RAF, un comandante che si chiamava John Foden, che nel 1982 si legge questa storia di Erodoto che parla di Filippide e dice voglio andare a vedere se è fattibile questa cosa qui. Quindi partono in 4 o 5, credo fossero, e arrivano in tre John, che sono da ricordare, sono John Foden, che finisce in 37 ore 37, John Scholtens, che è il migliore, in 34 ore 30, e John McCarthy in 39 ore. Questi hanno dato il via a questa, e sono tutta gente che sperimenta, che prova, e dicevo anche con una grande umiltà. Allora, un mesetto fa a Bologna è venuto il grande Tony Krupicka, che è uno dei più grandi ultrarunner americani, e io sono andato a intervistarlo per Runner's World, e ho voluto con me Lodo, perché ha detto devi venire. Un gran regalo. Però dopo, a margine di questa intervista, insomma, vi siete messi a parlare, e Tony, mi è successo in due occasioni con te, questa con Tony, che insomma ti chiedeva della Spartathon, quindi, e in un'altra occasione ti avevo ospite in Radio Bologna 1, e telefonammo, ti feci la carambata, telefonammo a Giorgio Calcaterra, che è in Italia, 8 volte vincitore da 100 km, 8 giusto, perché ormai ho perso il conto. Sì, infatti si perde il conto. E 7-8 volte campione del mondo dei 100 km, che disse sono io che devo inchinarmi a te, Lodovico, perché fai delle cose che io non farò mai. Sì, lì è stata una battuta. Beh, però l'ha detto bene, però è vero che hanno un carattere, forse è stata una battuta, però hanno un carattere questi campioni, Tony che parlava con te, che mi chiedeva e ha anche detto che forse se farà una gara su strada, che lui... Se c'è un pezzo d'asfalto, non però se dovesse fare una gara su strada in Europa farebbe la Spartathon. Sì, perché ha detto che ha questo significato storico, quindi... però mi ha detto per adesso correre su asfalto tanti chilometri mi procurerebbe troppo dolore. C'è questa cosa che vi accomuna, il campione... Sicuramente rispetto ad altri sportivi che guadagnano molti soldi e che hanno questo distacco, è gente molto, molto umile, e coi piedi per terra, e non... Cioè, è la fatica che vi accomuna, questo senso di fare qualcosa... Può darsi che sia anche la fatica e comunque l'origine umile di questo tipo di sport. E sicuramente un'altra cosa che accomuna, più la distanza aumenta, più vedo che questa cosa è vera, è sempre più vera, cioè, non solo nella corsa, comunque quando in questi sport di endurance... più la distanza aumenta, più la fatica aumenta, e più le persone sono più umane. Non so per quale motivo, ma
e io ho conosciuto Bravo. Questi campioni. A proposito di questo ti voglio fare due nomi che secondo me, io non lo so, non ci siamo preparati prima su questa cosa, però visto l'ordine d'arrivo per te significano qualcosa, sono Giuseppe Cialdini e Ivan De Paola. Loris De Paola. Che visto la classifica, cioè dopo 245 km e 3 siete arrivati staccati di un secondo, due, uno dall'altro, no, tre italiani, quindi presumo che lì sia nata un'amicizia più che un'avventura lì, insieme. Soprattutto con Loris, che io non conoscevo, di Sant'Arcangelo, romagnolo proprio verace. Cioè, Ivan era Cudin. Ivan era Cudin. Non De Paolo. E Loris, che era accompagnato dal suo amico Andrea, che è stato, aveva un'assistenza incredibile, supporto psicologico, ma supportava poi tutti. E con Loris ci siamo trovati in gara, alcuni momenti ci siamo persi perché una gara così lunga è normale che sia così, magari chi si attardava un po' al ristoro, poi dopo la fine ci si ritrovava, e alla fine con Loris abbiamo fatto quasi tutta la gara. A un certo punto lui prende il largo e va diciamo più avanti. Poi ci ritroviamo in una salita che proprio era una salita pazzesca prima di arrivare. Lui si gira, che eravamo abbastanza cotti tutti e due, lui si gira, mi vede, si ferma e allora dice, io lo raggiungo, eravamo tutti e due stremati, ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto, mi viene ancora la pelle d'oca, ho detto arriviamo insieme, e è stato bello. Ti vedo emozionarti, sì. Quindi sono cose che rimangono poi, E questo non succede in tutti i tipi di sport, in tutti i tipi di gare. Abbiamo lasciato da parte, abbiamo un po' perso per strada il discorso preparazione, sì, cioè cosa sì, si sì, fa? Sì. E uno dirà, ma perché devo sapere cosa si fa? Perché non credo ci siano tutti quelli che ci ascoltano che hanno intenzione di mettersi a fare 245 km o anche solo 100, però è un dato di fatto che sono sempre di più. Cioè sì. L'ultra running sta prendendo piede, non per nulla Tony Krupic, che era qui per lanciare sì. il negozio di un suo sponsor per cui lui è stato chiamato, è sui manifesti, cioè sono questi personaggi che colpiscono il mondo del running e quindi sono sempre di più, e quindi mi interessa sapere come tu ti prepari a questo tipo di gara. Faccio moltissime gare, moltissime ultramaratone. E l'anno scorso ne ho fatte 13, ho fatto 13 ultramaratone e 11 maratone, quindi 24 vuol dire una maratona e un ultra al mese. E non è detto che sarà sempre così, perché è una spesa ed è anche un impegno. Ma è una forma di allenamento e anche una forma di divertimento, cioè allenarsi con la gara senza lo spirito di tirare fino diciamo al collo, o magari decidi di tirare magari la gara che ti interessa. A me piace molto a livello amatoriale, capisco che un professionista magari debba fare in maniera diversa, ma a livello diciamo amatoriale affrontare tante gare a me dà la voglia e la forza di poter fare tantissimi chilometri, tra l'altro con un vantaggio, avere il supporto dei ristori, avere un supporto di un'ambulanza, avere comunque un'organizzazione, avere il supporto degli amici e quindi anche psicologico, di potersi trovare con amici, io con amici, ho amici da Milano, da tutte le parti d'Italia, quindi anche questo supporto. Sì, erano tutti lì. Ho notato che su Facebook mancava solo che facessero un gruppo lodo, ma erano tutti lì che aspettavano. Sì, sì, e poi c'è sì. stato come un sollievo, cioè come se tutti avessimo finito la corsa. Penso un po', la tua fatica l'abbiamo condivisa sì. in quel modo lì, che insomma sì, sì, è un po' sì. più comodo per noi. Però è se fosse venuto fuori un boato, su Facebook non lo vedi. È vero, infatti tutti mi dicevano che stavano svegli la notte per fare... Per seguire questi passaggi, chiedevano notizie, qualcuno cercava di telefonare a qualcuno che era in Grecia, e quindi c'è stata molta partecipazione, ho ricevuto tantissimi messaggi. E sì, appunto, parlando della preparazione, io faccio molte gare e poi per la Spartato c'è stato un problema. Cioè, allora io a luglio
Io beh, prima ho fatto il passatore, tutte le pistoie a betone, sono arrivato a luglio, ho deciso di fare una 100 km, che è la 100 km di Asolo, che vai sul Monte Grappa, con molto dislivello perché arrivi a 1800 metri, e la 100 km l'ho fatta al sabato, e il sabato dopo, quindi con solamente una settimana, ho fatto un ultra trail di 60 km con 4000 metri di dislivello, che si chiama Cima Tauffi, e vai sul Monte Cimone, molto tecnico. Io non sono un esperto di trail, quindi per me è molto faticoso. Avevo i 100 km, avevo la stanchezza, ma il mio problema è stata proprio la discesa per questi sentieri, e mi è servito poi quando sono andato allo Spartathlon. E quindi ho fatto questa cosa. La discesa del partenio. Sì, ma anche la salita, perché anche io ho rischiato grosso anche in salita lì, perché era veramente dura. E poi mi sono trovato in agosto che non c'erano gare, o almeno c'erano degli ultra trail, ma non volevo poi farmi male. E quindi ho cominciato a fare queste grandissime distanze col caldo. I miei andavano al mare, dicevo: mi scaricate a Forlì, e io da Forlì tornavo a Bologna sulla via Emilia con 40 gradi. questi 70 km, tra l'altro una cosa molto divertente e molto anche significativa e molto bella, io senza sapere quel giorno che da Forlì sono tornato a Bologna, ho trovato la staffetta che da Rimini andava a Bologna per il 2 agosto. Hai trovato anche compagnia qui? Sì, ho trovato compagnia, ho trovato ristoro, ho trovato da mangiare, da bere, la polizia che mi seguiva, cambiavo i partner. Perfetto. Cambiavo i partner e ne conoscevo degli altri. Averla studiata una cosa così non la facevo. Non la facevo. Senti, una domanda che ti direi, l'ho già sentita perché l'ho fatta a Tony e la voglio fare a te, a Krupicka. In che percentuale in questo tipo di gare contano le gambe, in che percentuale conta la testa e in che percentuale conta il cuore, che è importante? Ti ho visto appunto commuoverti prima a parlare di due amici che hai conosciuto, quindi che cos'è che è più importante? Probabilmente le gambe fino a un certo punto ti portano, dopo però devono entrare anche gli altri due. Allora, vorrei partire dal fatto che c'è un detto per la Spartathlon: la gara bisogna dividerla in tre parti. La prima parte l'affronti con la testa, quindi la prima parte fino a Corinto, gli 81 km. Gli 81 km li affronti con la testa, la seconda parte l'affronti con la tua personalità, la terza parte col cuore. E penso che, allora, bisogna partire da un fatto: è ovvio che se non corri mai, se sei molto in sovrappeso, è ovvio che non ce la fai a fare queste cose, quindi io adesso non so dirti la percentuale. Ti devi allenare, anche se conosco persone, e non dicono delle balle, persone che non fanno tantissimi chilometri a settimana. Però arrivano lì, però, e hanno la forza di stare. Hanno anche un talento, magari, che magari se si applicasse a fare delle cose incredibili. Però gli basta quello, però gli basta questo e quella cosa che gli scatta. Sì, quella gli scatta. E quindi io direi che la testa è, in un fisico comunque allenato, certo, è la cosa fondamentale. La testa è fondamentale ed è la percentuale forse maggiore. Noi ci prendiamo un minutino di pausa per la pubblicità su ETV, poi torniamo in onda per il rush finale. Siamo quasi, stiamo discendendo il partenio. Salute. Salute a te. Di nuovo con Lodovico Lodi, Lodo e la sua Spartathlon, un'impresona da leggenda. A proposito, bolognese la Spartathlon, che io sappia. Sono il primo a finirla, da quello che so. Qualcuno io. Qualcuno l'aveva provata. Sì, mio amico. Un mio amico, si chiama Piero Paganelli. Salutiamo. Sì, lo salutiamo. Riprovaci. Stasera andiamo fuori a festeggiare con... Di corsa, anche con... No, visto che ci ha già provato, andiamo. Dove andiamo? Qui è un posto a 30 km da qui. No, tra l'altro uno anche lui è molto forte. Quindi si potrà riprovare. Sì, no, ma anche perché lui poi mi ha dato tantissimi consigli, mi ha detto stai attento, mi ha spiegato gli errori che si possono fare. Ricordo, 128esimo in 35 ore, 39, 38, tra l'altro ci sono
un sacco di check, dove se 75 checkpoint, cancelli cronometri, dove puoi rimanere fermo, rimanere... Un italiano è stato fermato al 220 chilometro. No, questo è... questa è una cosa cattiveria, pazzesca. Sì, sì. Sembra dire This is Sparta, presente come nel film 300. Tremendo, cioè anche una botta psicologica incredibile, che uno non si riprende. Sì, ma infatti bisogna stare attenti a non farsi venire l'ansia, perché ripeto. Scusa, un'altra cosa che non abbiamo detto, per arrivarci alla Sparta non è che tutti si possono iscrivere, bisogna avere... No, bisogna avere un curriculum di un certo tipo, certi tempi e certe gare. Se non hai mai fatto un ultra di un certo tipo o non hai dei tempi, non ti accettano. Senti, a proposito di questo, prima di chiudere, l'abbiamo detto, ultramarathon, ultrarunning sta diventando un fenomeno di moda, a volte anche sotto accusa, perché sì, sì. Capitano delle situazioni, insomma anche delle disgrazie successo ultimamente in altre gare. Che ne pensi? Rischia di perdere un po' la sua genuinità? Io non credo che farà i numeri, no? di una maratona, di una maratonina, quindi penso che questo lo preserverà sempre da questo punto di vista. Da questo punto di vista penso proprio di sì, e io penso che un maggiore interesse possa solo fare bene al movimento, e finché non arriveranno, e penso che sarà, per adesso sarà molto difficile, però finché non arriveranno tantissimi soldi come nel calcio, penso che non si rovinerà niente, ecco. Poi è ovvio che qualsiasi movimento che è in crescita crea sempre dei problemi, perché ci possono essere quelli che cercano di barare o venire fuori, però io penso che per adesso il mondo, questo tipo di mondo, è ancora molto genuino. E delle accuse cosa dici? Cioè, chi ti dice, oh, ma siete un branco di matti voi? Sì, ma infatti è vero, noi siamo un branco di matti. Quindi va bene, però posto così. Io penso che ci siano tante forme di pazzia. È pazzia stare 7 ore sul divano a guardare la televisione e farsi riempirsi di colesterolo, è pazzia non fare un passo se non hai una macchina e devi per forza usare un mezzo perché non hai voglia di fare. Cioè, dal punto di vista umano, pazzia secondo me sono altre cose, però per il giorno d'oggi pazzia è questa. Una volta non era pazzia fare tantissimi chilometri, forse oggi non ne abbiamo la necessità perché non andiamo al supermercato per procurarci il cibo. Il problema è che il nostro corpo è sempre quello del preistorico, e se non si muove diventa il corpo di un malato. Sì, si incolona, si incementa. Si incementa. Senti, ultima cosa, poi ti lascio bere la birra, perché che poi si beve, si beve anche per questo. Che cosa si fa? Esatto, che si beve per ripartire poi. E a questo proposito, che cosa si fa quando si è fatto una Spartathon? Cioè, come si riparte? Che obiettivo può avere uno che puntava a quella gara? Ci sono altre gare mitiche. Tu hai già delle idee? Sì, ho delle idee. Allora, per finire il ciclo, ma non è detto che sia il prossimo anno, c'è la famosa Badwater, che anche se magari è una gara differente, comunque ha sempre un fascino correre nella Death Valley, poi arrivare sulle montagne rocciose, 135 miglia. Che Tony non la vuole fare. Assolutamente. Cioè, detto da un americano, lui pensa che sia un'americanata. Sì, esatto. Quindi, ma lui è un americano un po' atipico. Comunque è comunque anche quello un sogno, mi piacerebbe. Mi piacerebbe fare le mitiche ultra trail che ci sono qua in Italia, ma devo migliorarmi nella tecnica, perché in montagna non si scherza. Può essere pericoloso anche se lo fai a livello, diciamo, per non competere ad alti livelli, però sicuramente hanno un fascino incredibile l'ultra trail del Mont Blanc, il Tour de Jeanne, però non, per adesso non ho forse l'esperienza, ecco. Cioè, ho la possibilità come distanza, come ore, ma devo migliorarmi nei sentieri. Le parti tecniche. Parti tecniche, bisognerebbe avere le montagne più spesso a portata di mano. Beh, ti cito, tutto può succedere, ti cito un altro amico che ho seguito tanto, è stato anche ospite in radio, Giuseppe Pompili, alpinista bolognese, si è già fatto
2-8 mila, quindi certo. Tutto si può fare partendo da Bologna. Certo, tutto si può è fare. Vero, è vero. Lodovico Lodi, Lodo, grazie, grazie per a te. Questa chiacchierata e niente, cosa facciamo? Ci facciamo un brindisi alle tue prossime... Alla nostra. A noi e al Madigans, che è la tua seconda casa. Al questa... E ti dico una cosa, è molto meglio dopo una bella chiacchierata, devo dire, sai quelle conferenze con l'acqua? Sì, sì, questo, con la birra delle lame. Alle prossime. Alle prossime. Lodovico Lodi. Grazie a tutti, grazie a te e verremo qui di nuovo a raccontare le prossime imprese. Grazie, ciao. Mi sono lanciato con Lodo, non mi capisco. So che adesso la finisco, te lo dico. Ah, faccio mica la fine. No, ero di scena. Allora, sì, ero di scena. Allora, non sapevo che avevo due sorsate di più. Paraldi, è finita la birra. Non siamo stati anche parchi, ci sono degli ospiti della Bignari che si fanno dei cosi così. Infatti. Quando si è andato Mauro Corona, dopo 5 minuti...